Si è svolto l'atteso sopralluogo che il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha effettuato sulla frana lungo la statale Sinnica, che ne ha causato la chiusura di un tratto dall'11 febbraio scorso. L'incontro si è svolto alla presenza della Regione Basilicata, del consigliere regionale Franco Cupparo, del comune di Senise, attualmente commissariato, dell'ANAS, del geologo Antonio Petraglia in rappresentanza dei proprietari del terreno e di una delegazione del Comitato Valle del Sinni che si è appositamente costituito. Prima di recarsi sul luogo della frana, le istituzioni presenti si sono riunite nella stanza del commissario prefettizio per una riunione a porte chiuse. Anche al comitato e al geologo Petraglia è stato chiesto di aspettare fuori. All'incontro, durato poco più di un'ora, ha fatto seguito il sopralluogo sul posto. Alla fine non è arrivata nessuna vera novità. Si attende che da Roma stilino la relazione che fa seguito al sopralluogo. Nel frattempo, però, Cupparo convocherà dalla regione subito un incontro con ANAS e prefettura. La parola d'ordine è riapertura. Dovevamo uscire da questa riunione, da questo sopralluogo, non dico con la soluzione, però almeno con una risposta. Com'è andata? È andata male. È andata male perché non dovrei essere io quello a rilasciare una dichiarazione, nel senso che nessuno si è voluto prendere la responsabilità di dire qualcosa, non dico a me, ma ai cittadini che da 3 mesi sono stanchi e che vogliono assolutamente nel più breve tempo possibile la riapertura della strada statale Sinnica. Tra l'altro nella riunione tecnica fatta all'interno del comune di Senise, il comitato, la rappresentanza del comitato è rimasta fuori. Sì, e questo a mio avviso è un fatto molto grave perché non si è avuto rispetto per quelle persone che sono poco più di 1000 che hanno aderito in così poco tempo al Comitato Valle del Sinni. Non è stato, voglio dire, una dimostrazione di rispetto e correttezza lasciarci fuori. E niente, eravamo in ansia, eravamo in attesa, voglio dire, ci aspettavamo una risposta concreta, dei tempi concreti che purtroppo non sono arrivati, signori miei. Io come referente del comitato mi assumo la responsabilità di chiedere subito da lunedì di nuovo l'utilizzo dell'ex sala consiliare per convocare di nuovo un'assemblea aperta a tutti i cittadini e come comitato tutti insieme decideremo che cosa fare. La discussione che ha tenuto banco in questi 3 mesi e che mi pare in parte stia ancora tenendo banco è la natura privata del terreno. Lì c'è una strada, la strada è privata o non è privata? No, è consortile perché la strada è sul demanio pubblico. Per cui... E perché c'è la sbarra? Perché c'è, diciamo, un'autorizzazione del consorzio al proprietario a mettere la sbarra per motivi di sicurezza e contro i vandali che in quel periodo devastavano tutta la zona. Devastavano perché a monte, ricordiamo, c'è la vasca del consorzio di bonifica e la chiave di questa sbarra, chi ce l'ha? Ce l'hanno tutte le aziende che hanno competenza su quella strada consortile, hanno la chiave, per cui diciamo, e ce l'hanno anche i carabinieri, ce l'ha il comune, ce l'hanno tutto, per cui non è privato. Se era privato, uno si tiene la chiave a casa propria, non la da tutti quelli. Ma c'è un'autorizzazione del consorzio, quindi dobbiamo sfatare questa discussione.